Ciao. Ciao. Beh, ciao. Dove vai? Aspetta, ciao, due minuti che entriamo insieme, dai, tra poco inizia la lezione. Martina. Sì, sì, tutto bene. Scusami un attimo. Comunque ieri ti dovevo finire di dire sì, come è andata? Mi sono vista con Marco, però non mi ha lasciato bene. No. Come mai? Era un po', non so se poi sulle sue. No, abbiamo fatto un po' di mamma. Ehi Bea, ciao. Ciao, ma come va? Tutto bene, te? Bene, bene. E ieri che hai fatto? Niente, sono rimasta a casa a studiare, da fare, mancano gli ultimi esami. Sì, infatti, a proposito, per la tesi come va? Tutto bene, domani ho l'incontro con l'assistente del professore, spero sia disponibile. Sì. Senti, ho visto che prima hai preso appunti, me li potresti prestare? Sì, certo, eccoli. Grazie, non ti preoccupare per domani. Ciao. Ciao. Buongiorno dottore, mi scusi, sono Beatrice Loretti, il professore mi ha indirizzato a lei per discutere gli ultimi dettagli della tesi. Sì, guardi, adesso non tempo. No, la prego, mi scusi, è che devo concludere prima delle vacanze di Pasqua. Va bene, vi lascio il mio numero. Se per lei va bene. Ok, mi chiami? Grazie. Buona Pasqua, stai tranquilla, eh? Per lei, grazie. Strano che mi abbia lasciato il numero invece dell'email. Adesso come mi comporto? Lo chiamo oppure gli scrivo un messaggio su WhatsApp? Se mi avesse lasciato la mail gli avrei scritto un messaggio più formale. Boh, forse mi ha lasciato il numero perché è più semplice tenersi in contatto. Ehi, ciao Bea. Ciao Martin. Ti ho portato gli appunti. Grazie. Come va? Tutto bene, sì. Stamattina sono andata a parlare con l'assistente del professore. Cosa gli ha detto? Niente, sono molto carino. Per fortuna mi ha lasciato il suo numero, adesso ci saremmo visti in settimana. Scusa, io vado dalle ragazze, a domani. Che palle, speriamo che Beatrice stia prendendo appunti. Aspetta, ma di cosa stava parlando prima? Mi ha detto che l'assistente le ha lasciato il numero per vedersi. Hai capito a Beatrice? Devo dirlo alle ragazze? Capito? Ma lo immaginavo. Ah, di chi devo parlare? È Anna, sei sempre la solita.
l'operatrice se la fa con l'assistente. Ecco perché tutto bello. Quella sembra così, però. Le ha lasciato il numero, se non fosse stato così le avrebbe lasciato la mail, no? Infatti uno ti lascia il numero e ti vedessi, che vuol dire secondo te? E lei non ha detto niente. Si vede che quello aspettava. Madonna, è scaduta proprio con una persona. Buongiorno dottore, sono Beatrice Loretti, non so se si ricorda di me, sono la laureanda in psicologia, mi ha detto di contattarla per un appuntamento, attendo sue notizie. Hai sentito dire di quella ragazza che per laurearsi si tiene l'assistente del professore? No, ma davvero, chi è? Ma non so chi sia, l'hanno scritto su un gruppo WhatsApp. Che schifo, addirittura a comprarsi la laurea. Ehi, Bea, buongiorno. Che palle oggi. Scusa, devo andare al timbale. Bea? Bea, tutto a posto? Si tiene l'assistente del professore. Mi è scaduta proprio come persona. Tutto a posto? No, I hope someday I'll make it.